Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi questo video è dedicato ai miei ultimi acquisti. Come avete visto prima, ho fatto una panoramica di quello che ho comprato e adesso ve lo andrò a far vedere singolo pezzo. Partiamo dalla canna. Questa canna l'avete già vista in uno dei miei short, ma adesso ve la voglio far vedere meglio. Questa è una Sarfix Metal SP180 da 1,80 m. Con un casting da 1 a 5 grammi. È una canna nata per il trotaria, ma va bene anche per la pesca al cavedano e ai piccoli lucci. Questa canna è dotata di due impugnature in sughero, con una placca porta mulinello a vite, è dotata di anelli Fuji e ha un'ottima azione di punta, però ha anche una schiena molto rigida. Ciò permette di fare lanci molto precisi ed è adatta a una pesca con un filo trecciato. Questa canna l'ho già testata, non sono riuscito a fare il video, però risponde bene all'azione di pesca e soprattutto alle mangiate del pesce. Questa canna la troverete a 47,30 € su internet, vi lascerò il link qui sotto in descrizione. Adesso passiamo al secondo acquisto, questo panchetto dell'MK4 modello All 4. Questo panchetto è completamente made in Italy e ha una misura di 66 cm di larghezza per 49 di lunghezza, ma ha una pedana allungabile che lo porta fino a 76 cm di lunghezza. È completamente regolabile in altezza, ha quattro piedini allungabili, ma si può anche modificare l'altezza della seduta. È dotato di bolla, ha un cassetto sotto la seduta, molto ampio, dove potremo andare a riporre la nostra attrezzatura, e si può anche rimuovere completamente. Ok. Poi. I tubi sono da 30 in alluminio e c'è la possibilità di mettere un cassetto ulteriore estraibile al di sotto. Per il trasporto c'è la possibilità di aggiungerci una ruota oppure c'è una comoda tracolla. Io l'ho acquistata al prezzo di 220 € nel mio negozio di fiducia in super sconto. Non so dirvi il prezzo originale perché sul sito internet e sul catalogo non è riportato e qualsiasi accessorio è venduto separatamente, come ad esempio il tavolino portaesche, il poggiacanne, eccetera, eccetera. Questi erano i miei ultimi due acquisti, ci tenevo tantissimo a farveli vedere perché comunque io non ho mai avuto un panchetto e praticando anche la pesca feeder mi serviva assolutamente. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, cliccate sulla campanella così non vi perdete nessun contenuto e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao! Know that they ride or die. I keep boys by my team.